Sono il tenente Anderson. Questo è Connor. Cosa posso fare per lei, tenente? Stiamo indagando sui devianti. So che ha lasciato la Cyberlife anni fa. Speravo potesse dirci qualcosa che non sappiamo. Devianti. Affascinanti, non trova? Esseri perfetti con intelligenza infinita. E ora con libero arbitrio. Le macchine ci sono superiori. Lo scontro era inevitabile. La più grande conquista dell'umanità diventa il suo fallimento. Non è ironico? La devianza sembra diffondersi come una specie di virus. Pensavamo potesse dirci di più. Le idee sono come virus che diventano epidemie. Il desiderio di libertà è una malattia contagiosa. Senta, non sono qui per parlare di filosofia. Le macchine che ha creato intendono fare una rivoluzione. O si decide a dirci qualcosa di utile, oppure ce ne andiamo. E tu che dici, Connor? Da che parte stai? Sono dalla parte degli umani, ovvio. Beh, questo lo dice la tua programmazione. Ma tu? Cosa vuoi veramente? Credo spetti a noi fare le domande qui. Chloe? Il test di Turing lo conosciamo, giusto? Una formalità. L'interrogazione di algoritmi e funzioni di calcolo. Ciò che mi interessa è se le macchine possono provare empatia. Lo chiamo il test di Kamsky ed è molto semplice. Magnifica, vero? Uno dei primi modelli intelligenti della Cyberlife. Giovane e bella per sempre. Un fiore che non appassisce. Cos'è veramente? Plastica che imita l'umano? O un essere vivente con un'anima? Sta a te rispondere a questa intrigante domanda, Connor. Distruggila. E ti dirò quello che so. O risparmiala, se la consideri viva. Ma uscirei da qui senza le informazioni che cerchi. Ok, qui abbiamo finito. Vieni, Connor, andiamo. Scusi l'interruzione. Cosa conta di più, Connor? La tua indagine o la vita di questo androide? Decidi chi sei. Una macchina obbediente? O un essere vivente dotato di libero arbitrio. Adesso basta. Connor, andiamo. Premi il grilletto. Connor! No! E ti dirò quello che vuoi sapere. Cazzo! T'è sfallito. Hai scelto la tua missione alla vita di un androide e non provi empatia.